llamo. Andiamo, forza. Bene. Sono tutti allerta qua attorno. Stavo aspettando, Mistios! Vuoi diventare il cibo per squali? Ti accontento! Torna a nuotare con gli altri pesci. Thank you.
Il palazzo di Ade. E quelli devono essere i prigionieri fuggiti dal Tartaro di cui parlava Caronte. Ha!
Cassandra, non credo ai miei occhi. È il Penore. Le Moire hanno avuto pietà, dopo tutto. Oh, Mistios, sei proprio la persona che fa al caso mio. Buffo, tu sei l'ultima persona che volevo vedere. Oh, ma certo, ma certo. Non ci siamo lasciati nel migliore dei modi. Mi hai mandato a uccidere mio padre e poi hai cercato di farmi fuori. E ora me ne pento, profondamente. Vedere l'oltretomba devastato dal caos mi ha fatto comprendere i miei errori. Se dopo tutto quello che hai fatto pensi che io ti creda, malaka. Non sono più l'uomo che hai conosciuto. Te lo dimostrerò. Che disastro. Elpenore, mi aspetto che qualcuno pulisca. Certamente, Ade. E vedi di trovare una soluzione permanente agli attacchi del mercante, già che ci sei. Anche il mercante è qui. Il mercante è fuggito dal Tartaro. Continua il suo lavoro per la setta reclutando i prigionieri che escono dalle fratture. Li ho visti. Combattono con tenacia. Ne abbiamo catturato uno, ma non vuole dirmi dove si nasconde il mercante. Forse potresti minacciarlo tu. E perché dovrei aiutarti? Sono in confidenza con Ade. E a te serve il suo aiuto per usare il bastone. Se mi aiuti, aiuterai Ade. Ti sarà riconoscente, Cassandra. E anch'io, naturalmente. Va bene. Ma lo faccio solo per me. Per Zeus, ancora tu, Elpenore. Ah, ne ho avuto abbastanza dei tuoi stupidi giochetti per due vite intere. Io e te stiamo dalla stessa parte. Anch'io non sopporto Elpenore. A me sembra che andiate d'accordo. Beh, sono stata io a mandarlo qui. È un traditore della causa del mercante. Dimmi dove si nasconde il mercante. E ci penserò io a consegnargli Elpenore. D'accordo, va bene. Se non altro mi lascerà in pace. Si nasconde nel tempio di Notte Perduto. Ma non riuscirai mai a fermarlo. Magnifico. Do la caccia al mercante da quando sono apparse le fratture. C'è solo un problema. Il tempio di Notte Perduto si trova oltre il velo. Il velo? Da quando Cerbero è stato ucciso, ha iniziato a fuoriuscire nell'oltretomba. Il velo del Tartaro tiene alla larga i mortali, così che solo coloro senza speranza di redenzione possano entrare nella prigione per i malvagi. Questo significa che non avrai problemi ad attraversarlo. Ma Caronte ha detto che mi servirà un'armatura. Sì, l'armatura dei caduti. Per tua fortuna posso aiutarti. Entreremo entrambi nel nascondiglio del mercante.
Vuoi che assaltiamo il nascondiglio del mercante insieme? Ma certo, combattere insieme alla possente ombra dell'Aquila. Nessuno si lascerebbe sfuggire l'occasione. E poi è la mia possibilità di dimostrare che sono cambiato. Caronte mi ha già detto che 4 frammenti dell'armatura sono difesi dai caduti, ma che i guanti sono andati persi molto tempo fa. Caronte confonde persi con nel posto sbagliato. Non temere, ti aiuterò a trovare i guanti. Vediamoci alla tesoreria di Crono. Non saranno felici di trovarmi qui. Meglio fare silenzio. Cassandra, felice che tu sia venuta. Mi avresti biasimata altrimenti? Mi guadagnerò la tua fiducia. Intendo iniziare da subito. Questa porta ci condurrà alla tesoreria di Crono, dove troveremo i guanti che ti servono. Ho la chiave. Se vuoi che mi fidi di te, inizia a essere onesto. Perché hai la chiave? Ade una volta ha voluto che pulissi la tesoreria. Non è affatto saggio rubare ai titani. I titani caddero tempo fa. Usare i loro strumenti per fermare il mercante non sarà pericoloso. Quindi ora sei il domestico di Ade? Lavoro per lui solo occasionalmente, nulla di più. Pensa a me come al suo allievo. Non mi sembra il tipo che ama fare da mentore. Ci sono molte cose di Ade che non comprendi. Mi servono quei guanti se vogliamo fermare il mercante. La penso esattamente come te. Ti offro la mia assistenza come guida personale della tesoreria. Facciamolo e basta. Ma certo, Mistios. Tutto quello che vuoi. Fa attenzione. Pare che i prigionieri del Tartaro abbiano assaltato questa grotta. Yeah.
Sembra che il passaggio possa essere sbloccato dall'altra parte. Sentirò quando arriverò dall'altra parte. Spero che libererai il passaggio per me. Ora libera il passaggio e ti raggiungo. Per qualche motivo non si muove. Perfetto. Ora raggiungiamo la tesoreria. Allora, com'è lavorare per il dio dei morti? Vuoi proprio saperlo? Sentiamo. I miti e le leggende non rendono minimamente giustizia ad Ade. È scaltro, motivante, un vero architetto della vita e della morte. È tutto ciò che vorrei essere. Che cos'è questo posto? La tesoreria di Crono. Il titano nascondeva qui tutti i suoi possedimenti terreni, lontano dai figli che, secondo le profezie, l'avrebbero condotto alla rovina. Era la mia storia preferita da piccola. Tutti i miti, le leggende e le storie raccontate per generazioni sono parte integrante di noi stessi. E ora io e te siamo qui a parlare con gli dei insieme. Troviamo questi guanti in fretta. Sono qui.
Questi guanti mi aiuteranno a oltrepassare il velo. Grazie per l'aiuto. È stato un piacere. Bene, andiamocene. Siamo un ottimo duo. Vediamoci al tempio di Notte Perduto quando vorrai affrontare il mercante. Un'altra imboscata. Fortuna che siamo in due a respingerli. Fortuna mi sembra eccessivo. Andiamo! Su, bello, andiamo. Non devo farmi scoprire. È un aspetto fantastico. Lascia che ti spieghi il mio piano per catturare il mercante. D'accordo. Parla. Meraviglioso. Io distrarrò i prigionieri mentre tu andrai direttamente dal mercante. Non deve sfuggirci. Quando l'avrai sconfitto, portalo nell'abisso più profondo del Tartaro. Dovrai passare dalle viscere di Gaia per raggiungerlo. Viscere di... Non importa. Andiamo.
Mercante! Brutto in vita, brutto in morte! Ade vuole che torni al tuo posto, nel Tartaro! Ah, ad Ade non frega un cazzo di niente! Ah, ne hai messo di tempo per trovarti, infatti! Che ti prendo? Stavolta ti faccio a pezzi! Non sconfiggerai! La prima volta che ti ho ucciso. Ancora! Fëanor stava aspettando la tua testa.
Siamo un ottimo duo. All'inizio temevo che non avresti seguito il piano. Non hai dimostrato di fidarti molto di me. Puoi biasimarmi. Tu e la setta mi avete rovinato la vita. Capisco, ma dimmi che ti accorgi che sono cambiato. Che nella morte sto rimediando agli errori commessi in vita. Non posso voltare pagina senza la tua approvazione. Suppongo che tu sia cambiato. Un po'. Oh, ombra dell'aquila. Nemmeno immagini cosa significhi per me il tuo perdono. Chi ha detto che ti ho perdonato? Sento che finalmente posso voltare pagina. Ade, abbiamo rispedito il mercante nel Tartaro come hai chiesto. Io non te l'ho mai chiesto. Ma parlavi del mercante come di una spina nel fianco. E tu hai presunto che lo rivolessi nel Tartaro. Hai ancora molto da imparare, Elpenore. Ne riparleremo al mio palazzo. Comunque, ora avrò la pace eterna. Grazie a te. Dimentichi qualcosa, fratello? Perché aiutare il tuo nemico a trovare la pace? Pensavo che tu ed Elpenore lavoraste insieme. L'ho solo usato per aiutarti a proseguire il tuo viaggio, che è molto più interessante. Significa che ora mi insegnerai quel che mi serve sul bastone? Pazienta, custode. Le sfide sulla tua strada non sono ancora finite. Non vedo l'ora di scoprire cosa accadrà. E così hai usato il Penore per mettermi alla prova? Più o meno. Ma le Moire hanno intrecciato il tuo destino in modo molto più complesso. Di che stai parlando? Lo scoprirai presto.